Il Parasyuk, riconosciuto da Koba, è Volodymyr Parasyuk, uno dei leader della protesta di Piazza Maidan. Di lì a qualche giorno diventerà famoso per l'ultimatum con cui minaccerà di cacciare con le armi il presidente Viktor Yanukovych. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. In ogni borsa c'erano tre o quattro armi. Ricordo bene, c'erano pistole Makarov, mitragliatori AKM, carabine e poi c'erano pacchi di cartucce. Quando le ho viste sulle prime non ho capito. Ho domandato a Pashinsky, che cos'è questa roba, a cosa ci serve? Quando è arrivato Mamulashvili, ho chiesto anche a lui, cosa sta succedendo, gli ho detto, a che servono queste armi, è tutto a posto? Koba, le cose si stanno facendo complicate, dobbiamo incominciare a sparare, mi ha risposto. Non possiamo andare alle elezioni presidenziali anticipate. Ma a chi dobbiamo sparare, gli ho chiesto. A cosa? Dove? A chi? Lui mi ha risposto che il dove non importava. Bisognava sparare da qualche parte. Tanto per seminare un po' di caos. Nella stanza con me c'erano due lituani. Le armi se le sono prese loro. Mamulashvili arrivò all'albergo e ci spiegò che ci sarebbe stata una sparatoria. Da un'altra parte, la mattina dopo. Non era solo, era con Brian e con loro c'era anche qualcun altro che non conoscevo. Spiegò di nuovo che la mattina dopo ci sarebbe stata una sparatoria e di non fare nulla, ma di aspettare un suo ordine. L'hotel Ucraina era qui, questo è il Globus e questo era il conservatorio. Se non ricordo male, doveva essere il 15 o il 16 di febbraio. Pashinsky ci ordinò di raccogliere le nostre cose e ci portò dentro al palazzo del conservatorio. Sono entrato nel palazzo assieme a tutto il mio gruppo. Pashinsky arrivò con dell'altra gente. Erano quasi tutti mascherati. Dalle borse che avevano ho capito subito che portavano delle armi. Le hanno tirate fuori e hanno incominciato a distribuirle ai vari gruppi. Parlava solo Pashinsky. Era lui a dare gli ordini. È stato lui a chiedermi di indicare la posizione migliore per far fuoco. Mi chiese da che parte avremmo dovuto sparare. Me lo chiese perché evidentemente sapeva che ero stato un tiratore scelto. Noi gli abbiamo chiesto di essere più preciso. Lui ci spiegò che c'era il rischio che i Berkut, le forze speciali della polizia, assalissero l'edificio. Disse che dovevamo resistere in qualche modo. Nessuno ci ha detto che dovevamo uccidere delle persone. Bisognava sparare in modo da creare caos e confusione. E non bisognava fermarsi. Non importava se sparavamo ad un albero, a una barricata o a chi tirava le molotov. L'unica cosa importante era sparare, sparare e seminare il caos. Doveva essere l'alba. Ho sentito il rumore degli spari e i proiettili fischiare. Uno dopo l'altro, non erano raffiche, erano colpi singoli. Bang! Poi un altro bang. Così, un colpo e una pausa. Tutti arrivavano dall'altra parte dell'hotel. A quel punto ho sentito dei colpi dalla stanza accanto. In quello stesso momento i lituani hanno aperto la finestra. Uno di loro ha sparato un colpo, mentre l'altro poi ha richiuso la finestra. In tutto avranno sparato tre o quattro colpi.
Non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. Paschinsky gridava a tutti di tenersi pronti, di prendere le armi e il resto dell'equipaggiamento. Allora tutti si alzarono e lui impartì le istruzioni. Dovevamo sparare a gruppi di due o tre. Tutti hanno cominciato a sparare due o tre colpi alla volta. Paschinsky si muoveva da una parte all'altra e accanto c'era sempre anche quel ragazzo più giovane, quello che si chiamava Parasyuk. È andata avanti così per circa, direi, circa 15 minuti. Forse 20. In quei minuti ero fuori di me, agitato, sotto stress. Non capivo niente. Non so come spiegarlo. Comunque la sparatoria durò 15 o 20 minuti. Poi, all'improvviso, cessò. E tutti misero giù le armi. Non avevamo molta scelta. C'era stato ordinato di sparare sia sui Berkut, cioè la polizia, sia sui dimostranti, senza far differenza. Per questo ero totalmente esterrefatto e attonito. Mentre dai piani alti dell'Hotel Ucraina si spara sulla folla, i manifestanti di Piazza Maidan cercano rifugio dentro l'albergo. E così le vittime si ritrovano accanto ai loro assassini. Dentro c'era un tale caos che non capivi neppure chi fosse l'uno o chi fosse l'altro. C'era un sacco di gente, correvano tutti avanti e indietro. Qualcuno era armato e altri no. Nel salone, ricoperto di cadaveri, sangue e feriti, una telecamera riprende gli uomini armati che si allontanano dopo aver sparato sulla folla. Era un incubo, era terribile. Quando siamo usciti dall'Hotel Ucraina, nelle strade c'erano degli incendi e c'erano dei poliziotti feriti. C'erano delle scene terrificanti. Abbiamo abbandonato le armi lì. L'ordine era di lasciare tutto lì e di andarsene, di lasciare l'edificio il più in fretta possibile. Sentivi delle urla, c'erano dei morti e tutt'attorno tanti feriti. Il mio primo e unico pensiero è stato andarmene in fretta, prima che si accorgessero di me, altrimenti mi avrebbero fatto a pezzi lì sul posto. Qualcuno stava già gridando che c'erano dei cecchini. Sapevo bene di cosa parlavano. Poi ho visto i morti, tutti quei feriti che venivano portati via e sono tornati in me. In quel momento non ho realizzato, non ero pronto. Ma poi ho capito, siamo stati usati e incastrati. La decisione di parlare, di raccontare tutto, non l'ho presa adesso. È maturata lentamente, nel tempo. Ma se lo facevo 3 anni fa, rischiavo di finire male, molto male. Non ho paura di rendere conto alla giustizia. In verità non c'è nessun motivo per perseguirmi. Non c'è nulla di cui possa venire accusato in base alle leggi del mio paese. E comunque sono un soldato. Non ho paura di niente, neanche di morire.